Siamo qui con Robert, l'ideatore della scultura del bacio, siamo qui proprio a Piazza della Vita e questi giorni ci sono dei lavori riguardanti proprio questa scultura. Cosa stanno riguardando? Sto finendo gli ultimi dettagli e piccoli ritocchi della struttura. Quante sculture ci sono riguardanti questa del bacio in giro per il mondo e come nasce proprio l'idea? One in San Diego. In tutto ci sono tre sculture, una a San Diego, una a Sarasota in Florida e questa a Civitavecchia, che delle tre è l'unica in bronzo. E si tratta della stessa scultura che era venuta qui a Civitavecchia qualche anno fa? Questa scultura è la stessa che è stata a Times Square, a New York, Roma e poi Civitavecchia. Prima è stata in Normandia, in Belgio ed in ultimo a Portsmouth, in Inghilterra. Sappiamo che è sposato con una donna civitavecchiese, quindi un rapporto particolare con Civitavecchia. Come nasce il suo amore per questa città? Civitavecchia è bellissimo. Lavorando alla statua mi sono innamorato di Civitavecchia e di quella che poi sarebbe diventata mia moglie. Questi giorni a Civitavecchia si sta parlando molto di questa scultura. C'è chi l'apprezza, c'è chi piace, c'è chi non piace. Ha saputo di queste polemiche, cosa ne pensa al riguardo? Ognuno ha il diritto di avere la propria opinione. Non ho alcun commento da fare. Ho appena finito, dopo 5 giorni, il lavoro con la gru e Matteo Iacomelli. C'era una folla di persone che ci sosteneva e anche negli ultimi 2 giorni, quando ero da solo a lavorare, probabilmente circa 1000 persone mi hanno dato supporto. Questo cosa ti dice?